Amici di Cavallo Magazine, bentrovati a un nuovo appuntamento con il nostro telegiornale. Iniziamo con le notizie. Partiamo ovviamente parlando di rinopolmonite con un aggiornamento, perché sono 12 i cavalli deceduti dopo che si è registrato l'ultimo decesso all'ospedale veterinario di Valencia. Ma non solo, salgono anche il numero dei positivi dei cavalli rientrati nei rispettivi paesi d'origine provenienti dal Sunshine Tour, nello specifico 6 casi in Francia e 4 in Belgio. Per questo motivo, oramai lo sappiamo, la FEI ha deciso di prolungare il periodo di stop alle attività agonistiche, che quindi si riprenderanno l'11 di aprile, mentre per quanto riguarda il nostro territorio, la FISE ha dato il via libera al ritorno alle attività agonistiche dal 22 di marzo. Proprio a causa di questo stop alle competizioni sono state davvero poche le gare internazionali che si sono svolte questo fine settimana. Nello specifico un CSI a 2 stelle a Dubai, un CSI a 3 stelle a Balvanera in Messico e infine la competizione più importante, un CSI a 5 stelle a Wellington in Florida, che segnava una delle tappe del Winter Equestrian Festival. Ad avere la meglio nella gara più importante che si è svolta sabato sera in notturna è stato il cavaliere egiziano Abdel Said in uno straordinario scontro con il cavaliere tedesco Daniel Deusser. Pensate che l'egiziano Said ha vinto per un solo centesimo di secondo. Il Consiglio federale, nella riunione del 10 marzo, ha approvato il programma del Campionato d'Italia Assoluto Tecnico e Freestyle ai Giovani Cavalli. L'evento si svolgerà negli impianti dell'Ors Sporting Club Le Lame il 25 e 26 settembre prossimo. Allo stesso modo, anche per la disciplina del paradressage, il Consiglio ha provveduto ad approvare il programma dei campionati italiani assoluti ed esordienti tecnici freestyle. L'appuntamento è stato programmato al gruppo equestre della Brughiera di Somma Lombarda il 25 e 27 giugno 2021. Bellissima affermazione per l'indigeno Vivid Wise AS nel Gran Criterium di Vitesse della Costa Azzurra, gruppo 1, sulla distanza del miglio con 175.000 euro di dotazione. L'allievo di Alessandro Gocciadoro, il più accreditato dei tre italiani schierati nella classica francese, replica così la vittoria ottenuta nella passata edizione, confermando il grande feeling con la pista della Costa Azzurra. 4 vittorie su 4 uscite. Il portacolori della scuderia napoletana Bivans, partito con il numero 2, prende quasi subito posizione e si porta al comando dopo 200 metri, scavalcando Tamun Rock, partita sveltissima. Vivid, in controllo, respinge gli avversari per tutta la durata della corsa, conservando le energie sufficienti per rintuzzare l'affondo finale della fortissima francese Delia, guidata da Eric Raffin. Terza, Bahia Quest Not, con in sulky Junior Guelpa. In furia la polemica sull'ippodromo di Sarossore, restiamo a parlare di Ippica, nello specifico di galoppo. Sulla pista pisana, infatti, tanti dubbi e tante preoccupazioni dopo i drammatici fatti avvenuti nelle scorse settimane. La morte del giovane gentleman Pietro Brocca e la caduta di Gavino Sanna hanno necessariamente portato i fantini a chiedere un intervento, una presa visione sulla scivolosità della pista e appunto tanta preoccupazione. Dopo un estenuante confronto, la commissione preposta proprio per la valutazione della pista sembra aver garantito l'agibilità. Dopo uno stop iniziale, quindi sembrerebbe poter partire l'ippodromo. Resta tuttavia la preoccupazione anche in vista del premio di Pisa, insomma, una gara importantissima che si dovrebbe disputare a metà aprile. Qualora non si dovesse appunto svolgere nell'ippodromo pisano, la corsa si svolgerà a Visarno nell'ippodromo fiorentino. Resteremo comunque sulla e vi daremo informazioni non appena ci saranno novità. Il conto alla rovescia è finito, i FISE Awards si svolgeranno questa sera alle ore 18. L'appuntamento è sul sito della FISE per vedere gli Oscar dell'equitazione. Un appuntamento molto sentito da tutto il panorama del mondo equestre, tantissimi premi, le categorie, le nomination, un appuntamento assolutamente da non perdere. Vi ricordo, ore 18, FISE Awards sul sito della FISE.
Torniamo a casa nostra con l'appuntamento delle dirette del lunedì sera, le live di Cavallo Magazine su Facebook e YouTube. Protagoniste della puntata di questa sera sono le carrozze. Torneremo infatti a parlare dello straordinario mondo degli attacchi con i tanti protagonisti che ci porteranno a parlare di questo straordinario mondo. Non mancate, l'appuntamento è fissato per le 21. Questa era la nostra ultima notizia. L'appuntamento con il telegiornale si rinnova come sempre lunedì prossimo. Vi aspetto sempre qui. Ciao a tutti!